Allora, direi che il punto essenziale sul quale possiamo ragionare è appunto la questione, la differenza che c'è moltissimo tra M2F e F2M, ovvero, come dicevo, la letteratura, se noi andiamo a fare una ricerca banalmente anche su Google e mettiamo assieme le due parole chiavi, transessualità e carcere, i risultati che avremo, ma non soltanto i primi, anche verso la seconda e la terza pagina di ricerca, troviamo una marea di elementi, di studi, di articoli che parlano appunto della transessualità, appunto tra il transito del maschile verso il femminile. Questo elemento poi ovviamente nel carcere comporta una serie di questioni di cui altri meglio di me hanno dibattuto. La situazione invece dal femminile al maschile è un po' più sotto silenzio, nel senso che non se ne parla tantissimo. In carcere non se ne parla perché ovviamente non essendo riconosciuta anche le donne che transitano verso il maschile vengono identificate come donne, quindi non esiste un reparto appunto di transgender e soprattutto questo però ci consente una serie di elementi sostanzialmente, perché che cosa succede? Succede che le donne che transitano accedono alle attività trattamentali come tutte le altre donne e non ci sono appunto ghettizzazioni, cosa che si lamentava nel femminile. In merito alle percentuali, l'elemento che ci può far riflettere è questo: nel carcere di Poggioreale ci sono 2.000 detenuti di cui 6 sono transgender, nel carcere femminile di Pozzuoli ci sono 198 detenuti di cui 9 sono transgender, quindi abbiamo dei numeri anche abbastanza importanti. L'elemento forse di cui fortunatamente ci fa poi mettere sotto silenzio tutto questo movimento è il fatto che è evidente che non essendoci ghettizzazione non c'è nemmeno una violenza riconosciuta su questa cosa, o quantomeno non c'è una violenza fisica proprio come violenza, diciamo, sessuale. C'è altro tipo di violenza, cioè la violenza che avviene all'interno delle coppie, banalmente, perché si creano dei veri e propri rapporti d'amore tra queste donne, con tutto quello che ripropone, diciamo, la magia del vicolo napoletano e quindi anche la gelosia, il famoso strascino, con tutto poi quello che ne consegue all'interno di un carcere, quindi magari anche rapporti disciplinari e quant'altro. Spero.